Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca perché ieri nella serata è arrivata la conferma che di Anna Maria Tabeglione, di 55 anni, originaria di Bolognano, il corpo senza vita trovato sulla spiaggia di Termoli ieri pomeriggio. Il riconoscimento è stato effettuato dai parenti, come detto, nel corso della serata, anche se bisognerà attendere i risultati dell'autopsia per capire meglio le cause del decesso. Dolore e sgomento intanto nella comunità dell'Alta Val Pescara. Sentiamo il servizio del collega di Telemolise, Fabrizio Occhionero. Sarà l'autopsia ad accertare le cause della morte di Anna Maria Tabeglione, la donna di 55 anni, scomparsa venerdì scorso da Musellaro, frazione di Bolognano, in provincia di Pescara, e ritrovata senza vita dopo 4 giorni sul lungomare di Termoli. Le indagini coordinate dalla Procura di Larino, diretta dal procuratore capo Antonio Larana e affidate al PM Ilaria Toncini, puntano a fare chiarezza sul caso dopo la denuncia presentata dalla famiglia. Anche alla trasmissione Chi l'ha visto, le ricerche che si sono estese in tutta la zona con l'aiuto di un elicottero. Sono stati proprio i familiari a confermare martedì sera l'identità della 55enne sposata con 2 figli, ritrovata lungo la spiaggia vestita così come era stata segnalata il giorno della scomparsa, quando si è allontanata da casa alle 4:30 del mattino, un giubbotto, dei pantaloni scuri e degli stivaletti col tacco. Per consentire gli accertamenti, la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Timoteo di Termoli. La polizia sta raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire le ultime ore di vita di Anna Maria e risalire alle cause della morte, anche al luogo da cui il suo corpo sia arrivato fino a Termoli, trascinato dalla corrente tra il Lido La Lampara e la Stella Marina, se dal territorio di Pescara, da altra zona tra l'Abruzzo e il Molise. Da una prima ricognizione cadaverica non risultano segni di violenza. E tra le ipotesi si valuta un possibile incidente avvenuto in un punto ancora sconosciuto o un malore prima di finire in acqua, per escludere anche un gesto volontario. Per questo gli agenti del commissariato di Termoli e della squadra mobile di Campobasso cercano possibili testimoni. Sono stati acquisiti vari filmati delle telecamere, così come si cerca ancora la Renault Clio rossa targata CG417VD, a bordo della quale la donna si sarebbe allontanata, forse. Ma questo è ancora tutto da accertare, anche dopo aver discusso in serata con il marito. Dall'autopsia arriveranno informazioni più chiare per dare una risposta alla morte di Anna Maria Tabeglione, mentre la comunità della piccola frazione della Maiella Pescarese ha espresso vicinanza alla sua famiglia. E proseguiamo con la cronaca. Un capannone industriale è andato a fuoco la notte scorsa in località Stampalone di Cellino Attanasio, in provincia di Teramo. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Comunque sono ingenti i danni registrati alla struttura e nel frattempo, prima di andare a vedere il servizio, l'ARTA fa sapere di aver effettuato un sopralluogo congiunto con il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Teramo e sono in corso infatti accertamenti da parte del personale dell'ARTA e dei tecnici della ASL che effettueranno dei campionamenti su ortaggi a foglia larga e frutta dei campi circostanti lo stabilimento industriale, campioni che saranno poi analizzati dall'Istituto Zooprofilattico per verificare eventuali ricadute dei fumi sprigionati dal rogo. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Poteva avere conseguenze ancora più gravi l'incendio che è divampato la notte scorsa in un capannone industriale in località Stampalone di Cellino Attanasio, in provincia di Teramo. Decisivo l'intervento immediato di 2 squadre di vigili del fuoco di Teramo e Roseto degli Abruzzi, accorse intorno alle 23:30 presso lo stabile di circa 2.500 metri quadrati che stava andando in fiamme. Complessivamente sono stati impiegati 15 uomini con un'autopompa, 2 autobotti, un'autoscala e un furgone per il trasporto di bombole di aria compressa,
per rifornire gli autorespiratori utilizzati dal personale per accedere nello stabile invaso dal fumo. L'incendio ha interessato un'ampia area del capannone in cui erano stoccati numerosi sacconi contenenti materiale plastico triturato. Durante l'intervento i vigili del fuoco hanno affrontato le fiamme con gli idranti in dotazione all'autopompa alimentata con le autobotti che si sono rifornite presso un vicino stabilimento. Il forte sviluppo di calore ha provocato il danneggiamento del solaio di copertura della zona interessata dall'incendio, oltre alla fusione dei lucernai in materiale plastico e la caduta di gran parte dei neon dell'impianto di illuminazione. Il denso fumo ha provocato l'annerimento di pareti e solai del capannone, di alcune attrezzature ed automezzi presenti all'interno dello stabile. L'intervento immediato dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si estendessero all'intero capannone. Sono comunque ingenti i danni che restano da quantificare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, dice Lino Attanasio. Ancora la pagina di cronaca: maxi sequestro di prodotti non conformi agli standard di sicurezza destinati ai festeggiamenti del carnevale da parte della compagnia di Sulmona della Guardia di Finanza. Numerosi articoli tra abbigliamento e accessori vari sono stati rinvenuti e sequestrati perché potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Più in particolare, i prodotti tutti esposti su banconi di esercizi commerciali gestiti da soggetti di origine cinese risultavano sprovvisti di regolare etichettatura, privi di indicazione sull'origine e sulla composizione dei materiali e quindi senza indicazioni attendibili. Le fiamme gialle nel complesso hanno sequestrato oltre 800 articoli del valore commerciale al dettaglio di alcune migliaia di euro. Nei confronti dei responsabili delle attività commerciali sono state levate sanzioni amministrative tra i 516 e i 250 mila euro. Andiamo avanti, ora ci spostiamo a San Giovanni Teatino e ci occupiamo di politica, perché il Comune ha varato il nuovo piano regolatore generale, il terzo dal secondo dopoguerra, e per questo l'approvazione definitiva avvenuta sabato 3 febbraio rappresenta un momento storico per la comunità di San Giovanni Teatino. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Il terzo piano regolatore dal dopoguerra ad oggi per San Giovanni Teatino è un atto importante, Sindaco Marinucci. Sì, la terza variante approvata con grande soddisfazione con tutti i voti della maggioranza, che prevede in primis la riconversione di tutte quelle strutture che oggi mettono San Giovanni Teatino in una condizione di disagio, cioè l'ex fonderia di Nicola e la ex SAF, a quale abbiamo dato una premialità sull'edificabilità, e questo consentirà ai proprietari di terreno di poter investire su quel territorio avendo un indice superiore alla media. L'altro intervento l'abbiamo fatto sempre sulle strutture riconvertite di fronte all'aeroporto, che è uno dei volani dell'economia dell'area metropolitana. Anche in quella zona la riconversione verrà premiata. Abbiamo creato una rete di servizi e di collegamenti nell'area verde nel territorio, il potenziamento della cittadella dello sport, che è una delle aree più importanti dell'area metropolitana, con una rete di collegamenti che sono piste ciclabili, e un nuovo polo scolastico in quella zona, dove praticamente creeremo una unica struttura dove i ragazzi potranno trovare sia l'istruzione che lo svago e lo sport. Operiamo questa approvazione con soddisfazione, un piano regolatore di sviluppo sostenibile e di rilancio dell'economia. Abbiamo dato grande spazio alle osservazioni dei cittadini che hanno contribuito alla formazione dello strumento urbanistico per rilanciare quella microeconomia che in questo momento sicuramente favorisce le aziende locali e lo sviluppo del lavoro. 40.000 metri quadrati di area che torneranno alle disponibilità dei cittadini, che potranno beneficiarne con aree verdi, piste ciclabili e quant'altro possa migliorare la loro qualità della vita. San Giovanni Teatino si riconferma leader all'interno dell'area metropolitana nella pianificazione e lo sviluppo del territorio. Nei prossimi anni avremo una città moderna che è dinamica e che consente investimenti importanti per questo territorio. Adesso la sanità. Il Dipartimento Salute e Welfare della Regione ha approvato in via definitiva la compatibilità programmatoria dei piani delle ASL sulla riconversione e riorganizzazione della rete delle strutture sociosanitarie pubbliche abruzzesi. In totale sono 525 nuovi posti letto che potranno essere attivati dalle aziende sanitarie. Nel dettaglio, nella ASL Avezzano Sulmona L'Aquila ci saranno 60 nuovi posti letto, nella residenza assistita di Monte Reale, nella ASL Lanciano Vasto Chieti
quanti nuovi posti letto saranno 100, 40 gissi, 40 casoli e 20 a guardia grele. Nella ASL di Pescara sono previsti 190 nuovi posti letto, 40 cepagatti, 20 a Città Sant'Angelo, 20 a Tocco da Casauria, 40 a San Valentino, 40 a Penne e 30 a Popoli. Nella ASL di Teramo infine i nuovi posti letto sono 175, 45 a Giulianova, 25 a Teramo, 30 a Castiglione Messer Raimondo, 15 a Cellino Attanasio e 40 a Castilenti. E proseguiamo a parlare di sanità. Il manager della ASL dell'Aquila, Rinaldo Tordera, non è idoneo a essere direttore generale, non avendo maturato 5 anni di direzione continuativa, e quanto emerge dall'elenco del Ministero. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Nuove grane sulla ASL. I direttori generali delle ASL dell'Aquila e Pescara, infatti Rinaldo Tordera e Armando Mancini, non risultano nell'elenco nazionale stilato dal Ministero della Salute, contenente quelli che sono gli idoni a ricoprire il ruolo di manager delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale. Ma se il direttore generale della ASL pescarese non figura solo per ragioni anagrafiche, perché è superato i 65 anni di età, quello dell'Aquila invece, il manager Rinaldo Tordera, non è presente perché non ha maturato i 5 anni di direzione continuativi. Questo aspetto gli precluderebbe dunque anche un'eventuale conferma alla guida dell'azienda tra poco più di un anno, quando scade il suo mandato, visto che solo coloro che sono inseriti nell'elenco ministeriale potranno partecipare alle selezioni indette dalle regioni. La prima nomina di Tordera nel marzo 2016 fu accompagnata da tantissime polemiche, a partire da quelle relative al fatto che non figurasse nell'albo dei 127 idonei stilato dalla Regione, tant'è che il presidente D'Alfonso dovette attingere alla lista della Regione Lombardia, in cui invece figurava l'ex direttore generale della Carispac, che della Lombardia è originario. Tra gli abruzzesi figurano nella lista ministeriale gli attuali direttori generali delle ASL di Chieti, Pasquale Flacco, di Teramo, Roberto Fagnano, l'ex manager Angelo Cordone, l'ex direttore del Dipartimento Salute della Regione Angelo Moraglia, l'attuale direttore sanitario del Policlinico Umberto I di Roma Franco Caracciolo, l'ex direttore generale dell'ASL di Pescara Claudio Damario, da qualche giorno il direttore generale del settore prevenzione al Ministero della Salute, e poi il direttore generale degli ospedali riuniti di Ancona Michele Caporossi, il direttore sanitario dell'ASL pescarese Valterio Fortunato, il direttore amministrativo dell'ASL di Chieti Tiziana Petrella, l'ex direttore generale della stessa azienda Zavattaro, il direttore amministrativo dell'ASL di Pescara Paolo Zappalà. Ed ora torniamo ad occuparci dell'avvertenza Honeywell. Si avvicina il giorno della verità per il futuro dello stabilimento che in Val di Sangro produce turbocompressori per la multinazionale americana. Stabilimento che chiuderà entro il 2018 e produzione che si sposterà in Slovacchia. Venerdì al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma ci sarà la riunione decisiva su riconversione e incentivi al licenziamento. Sentiamo il servizio, possiamo mandarlo in onda. Sarà decisivo l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico in programma il 16 febbraio per l'avvertenza Honeywell. La fabbrica che produce turbocompressori cesserà la produzione in Val di Sangro ad aprile. La multinazionale americana ha già avviato infatti un nuovo stabilimento gemello in Slovacchia con 1.100 dipendenti, lasciando a casa i 420 lavoratori di Atessa. Uno scippo, hanno più volte sottolineato i sindacati, mettendo in atto uno sciopero con presidio permanente di 2 mesi che ha portato la trattativa ministeriale in corso. Al tavolo del 16 febbraio, dice Ferdinando Uliano, segretario nazionale FIM CISL, cercheremo di trovare un accordo quadro su vari punti. Sull'avvertenza ONU noi stiamo cercando di trovare delle soluzioni sociali che vadano in direzione di dare delle risposte ai lavoratori, sia in termini di tutela di lavoro, sia in termini di reddito. In particolare il tema della reindustrializzazione, visto che la ONU ha deciso di chiudere i battenti, è un tema che deve rendere attivo sia la regione, sia il sindacato, ma anche l'azienda. Altrettanto tema importante è l'incentivazione alla ricollocazione lavorativa. Interna, se riusciremo a ottenere una reindustrializzazione, come è l'obiettivo che ci poniamo, esterna per facilitare al lavoratore ricollocarsi all'esterno. Il prossimo appuntamento è il 16 di febbraio al MISE, lì tenteremo di fare un accordo in modo da rispondere adeguatamente e far pagare un prezzo sociale a questa azienda che purtroppo ha buttato sul territorio 420 lavoratori e le loro famiglie.
Voltiamo ancora pagina e ci occupiamo dei piccoli tribunali. Sembra l'accorpamento delle sedi di Lanciano e Vasto da un lato e di Avezzano e Sulmona dall'altro l'unica soluzione rispetto alla soppressione dei tribunali minori decisa da una legge governativa. Se non ci saranno accordi, infatti, entro il 2020 scatterà il taglio. Sentiamo il servizio. Fino ad ora sono andate in scena due riunioni ufficiali tra le alte finestre di vetro del Palazzo della Regione Abruzzo. Durante la seconda riunione sono stati ascoltati dalla Commissione regionale i sindaci dei territori coinvolti dal piano di riordino e di eventuale smantellamento delle sedi di giustizia minori. Come interloquire in una maniera relazionale, utile, con il prossimo governo e con il Ministro della Giustizia, non facendo valere le ragioni a mo' di campanile di ogni territorio, ma presentando una proposta utile che curi la cittadinanza di questi territori. Per il versante della costa, quindi Vasto e Lanciano, gli attori della battaglia per la sopravvivenza della giustizia, cosiddetta non provinciale, hanno presentato in maniera unanime un documento condiviso dai due tribunali per un lavoro sinergico. La sfida sembra essere Avezzano-Sulmona. Lavoro in corso, mi viene da dire. Stanno arrivando una serie di documenti, abbiamo fatto diverse audizioni, ci sono delle proposte che sono state depositate da parte della cittadinanza, della comunità di questi quattro territori dove ricadono questi quattro tribunali minori, Lanciano, Vasto, Sulmona e Avezzano. È un lavoro che stiamo ultimando, presenteremo una proposta al prossimo governo e al Ministro di Grazia e Giustizia. La proposta che arriva dal tandem Vasto-Lanciano si basa sul mantenimento di un tribunale unico, ma dislocato su entrambi i territori comunali e con ripartizione di competenze. Il terzo incontro tra le parti chiamate in causa si terrà venerdì prossimo. Dalla terza riunione quindi dovrebbe scaturire il primo quadro chiaro di numeri e di dati. Avezzano e Sulmona ancora non hanno gridato al possibile miracolo dell'accorpamento, ma senza dubbio vi è una possibilità di riprendere in mano il discorso, a detta del presidente dell'Ordine Forense di Avezzano. Venerdì parleranno i commercialisti. Andiamo a Chieti, oggi Consiglio Comunale, fra i temi all'ordine del giorno anche la discussione su una delibera approvata in aula rispetto ad un'area cittadina di edilizia popolare che si trova lungo Via Per Popoli, che l'amministrazione comunale vuole mettere in vendita. L'eventuale vendita produrrà fondi da inserire in bilancio. Passata pochi minuti fa in Consiglio la delibera di maggioranza, assessore Colantonio, per la vendita di un'area di edilizia popolare di Via Per Popoli, questa eventuale vendita che potrebbe produrre fondi da inserire poi in bilancio. Sì, è un atto obbligatorio per la formazione del bilancio di previsione, nel quale un atto diviene quello dell'alienazione degli immobili, un atto diviene quello della formazione di un'area da individuare per gli insediamenti di edilizia residenziale pubblica o in alternativa per insediamenti di attività produttive o terziario qualora la stessa area venga posta in vendita. L'area è stata valutata dall'ufficio tecnico comunale e una volta effettuata con un atto di consiglio la volontà di volerla alienare viene posta in vendita viene posta in vendita al libero mercato e qualora qualcuno sia interessato può acquistarla. Come amministrazione comunale voi avete individuato diverse aree poi da porre in vendita? No, ci sono dei beni da alienare, ma quello è un atto a parte che viene presentato, fa parte del pacchetto che riguarda il bilancio di previsione e c'è il piano di alienazione immobiliare che presenta una sorta di pacchetto immobiliare che riguarda terreni, fabbricati, aree dismesse e anche una serie di situazioni patrimoniali che vengono poste in vendita al libero mercato. Viene fatto un bando pubblico, un bando che viene pubblicizzato e qualsiasi cittadino può concorrere all'acquisto. Voltiamo decisamente pagina, ci spostiamo a Francavilla al Mare dove ieri è terminata la rassegna dedicata al Carnevale d'Abruzzo con l'ultima sfilata dei carri allegorici. Vediamo il servizio.
Il freddo pungente e la giornata lavorativa non hanno fermato lo spirito goliardico del carnevale, anche se hanno condizionato negativamente l'affluenza alla terza e ultima sfilata del carnevale d'Abruzzo di Francavilla al Mare. La 63esima edizione comunque ha fatto registrare un buon numero di presenze, tra le 15.000 e le 20.000 persone, soprattutto nelle due domeniche del 4 e dell'11 febbraio. Ieri, martedì grasso, è stato anche l'ultimo giorno di regno incontrastato di Re Patanello, la maschera padrona di casa del Carnevale d'Abruzzo, a cui il sindaco nella prima giornata dona le chiavi della città. Irriverente, come si conviene ad un personaggio carnascialesco, ha intrattenuto i bambini con le sue gag e le sue battute. Vado a prendere il cagatore! Che mi ha stimolato! Nell'edizione 2018 del Carnevale sono stati 5 i carri a sfilare per le vie del centro città tra Piazza Sirena e Stazione Ferroviaria. Oltre al classico carro di Patanello, sono stati apprezzati i carri ricavati dai bozzetti vincitori del concorso svoltosi lo scorso anno. Su tutti però la medaglia della satira ne è andata al carro dedicato all'evento che ha caratterizzato nel bene e nel male la vita della città nel 2017, l'abbattimento dello storico Palazzo Sirena. E quindi l'Urre, e qui comando io, con il sindaco Luciani picconatore e alle sue spalle uno Sgarbi molto arrabbiato. Soddisfatto l'organizzatore dell'evento, il presidente dell'associazione Carnevale d'Abruzzo, Francesco De Nicola, che dà appuntamento a tutti al prossimo anno. Siamo estremamente contenti di questo evento del 2018, abbiamo avuto le prime due giornate molto belle, molta affluenza di pubblico. Oggi la giornata del martedì grasso purtroppo il tempo non ci è stato favorevole, fa freddo, i bambini non sono potuti venire, comunque abbiamo comunque un buon pubblico e siamo contenti comunque, perché comunque è un bel evento, una bella manifestazione, sono stati dei bei carri e quindi siamo estremamente contenti di questo. Domani, giovedì 15 febbraio alle ore 21, presso lo spazio Matta di Pescara, l'Arci presenterà un nuovo appuntamento dell'iniziativa denominata A Futura Memoria, che aprirà una nuova serie di appuntamenti patrocinati dall'Assessorato alla Cultura e che vedrà una rassegna di eventi multidisciplinari ideata da Arci Pescara per commemorare anniversari storici e culturali di portata nazionale. Futura Memoria è una rassegna ideata da Arci Pescara che si dipana su 11 eventi atti appunto a commemorare, ma non in maniera nostalgica, i 100 anni della rivoluzione d'ottobre e il 77 italiano. Abbiamo avuto una memoria forte di questi eventi che ancora esiste e vive con noi nella nostra quotidianità, e noi abbiamo articolato questa rassegna appunto su una serie di eventi che vanno a toccare diverse arti per sensibilizzare più possibile le persone, ma soprattutto i ragazzi molto giovani che magari stanno perdendo questo tipo di memoria o hanno un'idea confusa di quella che è la memoria. L'evento di punta della rassegna è appunto quello del 15 febbraio, che vedrà Pierpaolo Capovilla, già voce del Teatro degli Orrori e prima ancora di una band seminale degli anni 90, One Dimensional Man, proporre qui allo spazio Matta di Pescara uno spettacolo esclusivo, Eresia socialista, Eresia dell'amore, e io vi invito a partecipare anche perché sia questo che gli altri eventi sono completamente gratuiti. Ci sarà Comunismo Futuro, un film di Andrea Groplero, regista bolognese, con testi scritti, realizzati appunto da Franco Bifo Berardi, voce storica delle radio indipendenti italiane del 77. Avremo Luciana Castellina, fondatrice del Manifesto, per una conferenza il 22 marzo allo Spazio Matta, la proiezione di Hate Destroyer in esclusiva qui a Pescara, un film che racconta le gesta di una vecchina berlinese che a un certo punto della sua vita ha cominciato a staccare e grattare via tutti i simboli nazisti, xenofobi, tutte quelle scritte che inneggiavano all'odio razziale, e un regista torinese si è appassionato a questa cosa e ne ha realizzato un film documentario molto bello. La rassegna si concluderà il 29 marzo presso il Circolo Futuro Imperfetto di Via Bologna con un altro spettacolo esclusivo della Compagnia Fantasma da Bologna dedicato a Carmine Iorio, beduino salernitano, racconta appunto le gesta rivoluzionarie di questo personaggio dei primi del Novecento attraverso un reading musicato. E adesso apriamo la pagina dello sport, partiamo dalla Serie B dal Pescara, seduta singola al mattino per il Delfino, sempre differenziato per Coda, Proietti e Cappelluzzo, difficile
la loro presenza per la gara di sabato in Liguria a Chiavari. Ci sarà invece il difensore Antonio Balzano, nonostante un fastidio alla coscia gli abbia fatto lasciare anzitempo la seduta di due giorni fa. Il difensore titolare nelle ultime due gare sta bene e lo conferma al nostro microfono. Balzano, intanto come stai, visto che hai avuto un piccolo contrattempo lunedì? Ma bene, un po' di sofferenza, un piccolo problema al gluteo, ma non è niente di preoccupante, ce l'avevo anche la settimana scorsa, quindi stringiamo i denti e andiamo avanti. A Chiavari ci sarai quindi? Sì, sì, assolutamente sì. Poi tra l'altro questo è un buon momento dal punto di vista personale. Ma sono felice più che altro perché abbiamo vinto la partita sabato, giocando anche abbastanza bene. E quindi dobbiamo continuare su questa linea perché abbiamo bisogno di fiducia in questo momento. Ecco, proprio da un punto di vista personale, che cosa è cambiato? Due presenze da titolare consecutive, sicuramente un ottimo rendimento, Zeman sta un po' ricambiando le gerarchie? Ma non penso sia una questione di gerarchia, ho sempre detto chi sta bene gioca col mister, quindi molto probabilmente in questo momento lui mi vede meglio degli altri e sto giocando io. E ripeto, ho sempre detto che non è importante chi gioca, ma è importante il bene del Pescara, quindi dobbiamo andare a Chiavari per fare un'altra buona prestazione e chi giochi giochi, l'importante è portare a casa il risultato massimo. Ecco, Sebastiani dice che l'obiettivo è quello dei play-off, altrimenti sarebbe un fallimento, però è un Pescara che sta ancora cercando la sua identità di gioco e soprattutto la continuità. Ho detto anche la settimana scorsa, sicuramente abbiamo un organico competitivo con gli altri, quindi l'obiettivo è quello di fare il maggior risultato possibile e i conti si faranno a fine anno. Per adesso bisogna pensare partita per partita e cercare di portare a casa sempre il massimo. Ecco, tu che conosci bene Zeman, come mai quest'anno il Pescara, quando vince, vince spesso 1-0 e basa la sua forza nelle vittorie più sulla consistenza della fase difensiva e non su quella offensiva? Cosa sta accadendo? Ma non penso sia una questione di Zeman o non Zeman. Il campionato quest'anno è molto equilibrato e oltre che ad essere equilibrato abbiamo tanti giovani e quindi hanno bisogno di crescere. Molti sono le prime armi con questo campionato, che non è assolutamente facile. E quindi penso che nelle ultime partite si è visto un po' di più il gioco del mister. Non riusciamo a concretizzare, ma col tempo e col lavoro arriverà anche quello. Secondo te c'è spazio per rivedere Zemanlandia? Ma sicuramente, sicuramente. Bisogna lavorare e col tempo i progetti servono a questo. Adesso andiamo in Serie D. Dopo il doppio 0-0 con Monticelli e San Giustese, il centrocampista dell'Avezzano Lorenzo Bianciardi mette nel mirino la partita di domenica prossima ad Agnone contro una squadra che giocherà con il coltello tra i denti perché insegue la salvezza. Sentiamo. Sì, guarda, veniamo da questi due pareggi che sicuramente non siamo pienamente soddisfatti, ovviamente, perché puntiamo sempre a ottenere il massimo punteggio. E magari ci è mancato qualcosa negli ultimi 16 metri a livello di realizzazione, però comunque possiamo guardare anche i lati positivi perché abbiamo ricominciato a subire pochi gol, perché insomma nelle ultime 4 partite abbiamo subito 0 gol. Il prossimo impegno ci vedrà affrontare l'Olimpia Agnonese. Come pensi bisogna preparare questa gara per superarla al meglio? Ma sono partite difficili perché più che altro in questa parte di campionato ovviamente è una squadra che lotta per la salvezza e quindi gioca in casa e darà tutto per fare il bottino pieno. Sappiamo che è una squadra quadrata che subisce pochi gol, non ne fa tanti, e quindi ci prepareremo al meglio sicuramente. Dell'Olimpia Agnonese che cos'è che ti impensierisce? Ma non lo so, sicuramente valuteremo in settimana sì, come lavorare, come andare a compiere i loro punti deboli e come difenderci al meglio, però noi dobbiamo pensare prima di tutto a noi e a fare bene noi, perché se noi giochiamo al massimo e i tre punti secondo me sono cosa nostra, insomma. Andiamo avanti con la Serie D. Dopo l'importante vittoria di Vasto, il tecnico del San Nicolò Fabio Montani mantiene comunque i piedi per terra e si proietta all'anticipo di sabato con il Campobasso che si giocherà al Castrum Orsini di Giulianova. Sono assolutamente contento, faccio i complimenti ai ragazzi, hanno disputato una partita, devo dire, di alto profilo. Questa è la terza settimana, ci tengo a precisarlo, perché Pineto, domenica scorsa abbiamo
perso immeritatamente con il Castelfidardo facendo anche una buonissima partita. Quindi, come sto dicendo da tempo, questa è la strada giusta. E testa bassa, il campionato è lungo, però ripeto, guardando la squadra come si allena e come ha giocato, io sono molto fiducioso. E nulla da dire, partita strameritata, giocata veramente bene a calcio e sono molto molto contento. Per chiudere, cosa cambia, se cambia qualcosa, questa vittoria per il San Nicolò? Sono contento che mi fai questa domanda, perché non cambia assolutamente nulla, nel senso che ci prendiamo questi tre punti importantissimi, ma noi sappiamo benissimo qual è il nostro campionato. Siamo mentalizzati, sarà una guerra, sarà una lotta, è lunga, ci mancano 11 partite. Adesso ho sentito alcuni risultati che sono per noi positivi, però non cambia di fatto il corso delle cose. Bisogna lavorare, pedalare, perché bisogna avere equilibrio. Non eravamo fenomeni col Pineto, non eravamo dei brocchi domenica scorsa contro il Castelfidardo e non siamo, ripeto, fenomeni oggi. Siamo secondo me una squadra buona, che è in crescita, ha qualità, e dobbiamo assolutamente continuare su questo percorso. Sta iniziando in questi istanti la gara di recupero che non si è giocata il 17 dicembre a causa del maltempo tra Monticelli e Francavilla, gara che si disputa al Pirani di Grottammare. Brutta tegola per il Francavilla, perché durante l'infortunio si è fatto male Fofana, al suo posto gioca Zerbo e in panchina con il numero 23 c'è Procida. Dunque una brutta notizia per il Francavilla, partita che potrete vedere poi con un servizio di Andrea Costantini nel corso della seconda e della terza edizione del TG6. Questa era l'ultima notizia per il nostro giornale. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Come detto, vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.